Bene ragazzi, salve a tutti, buon mercoledì da The Name Before Tokyo. Oggi parliamo del 741 intitolato Usoland il bugiardo. Questo è il capitolo conclusivo del volume e settimana prossima ci sarà pausa, quindi per il 742 dovremo aspettare 2 settimane. Allora, il capitolo mi è piaciuto veramente molto, devo dire che Oda ha per l'ennesima volta trollato tutti quelli che si aspettavano un certo finale del volume, mostrando invece una cosa che nessuno probabilmente si aspettava, o almeno nessuno si aspettava in questo capitolo in particolare. Andiamo comunque con ordine, parlando della prima parte, innanzitutto del capitolo, che è anche quella che dà nome al titolo, quindi Usoland il bugiardo. Allora, parlando brevemente della fuga di Usopp, tutte quelle persone che in queste settimane dicevano: no, ma guarda, sicuramente Usopp non se la sta facendo sotto, non ha le goccioline sulla fronte, lui in realtà sta bluffando, vuole solamente che siano i Tontatta, diciamo, a sconfiggere i nemici, ma lui interverrà nel momento opportuno. Ecco, tutte quelle persone che la pensavano così, mi dispiace per loro, ma sono state trollate alla grande da Oda. Ecco, io personalmente almeno questa cosa l'avevo prevista, nel senso che comunque ho sempre detto negli scorsi capitoli che secondo me Usopp non stava fingendo, ma se la stava facendo sotto veramente. E qui in questo capitolo c'è stata la conferma di come lui veramente era intenzionato a scappare. Questa cosa personalmente non mi ha deluso, come invece ha deluso altri, perché io penso che fare di Usopp un personaggio che si butta contro il nemico a capofitto di primo impatto, senza nemmeno pensare un minimo alla fuga e a scappare, sarebbe non, diciamo, snaturare troppo il personaggio in sé. Quindi sono contento di come è stato gestito, sono contento che avesse realmente paura, sono anche contento di come abbia reagito. Ecco, parlando un pochino del fattore scatenante, qual è stato il fattore che ha scatenato, diciamo, il brivido del coraggio in Usopp in questo capitolo? Sono state le parole di Leo. E qui vorrei fare un piccolo salto indietro, vorrei tornare al volume 20 di One Piece, ci troviamo nella saga di Alabasta, dove è avvenuta la stessa cosa a parti invertite, cioè nel volume 20, a seguito de delle parole di Miss Merry Christmas che offendevano Ruffy, quindi offendevano il capitano e per certi aspetti anche idolo di Usopp stesso, Usopp reagisce ed urla a Miss Merry Christmas tutto il suo disprezzo e tutta la fiducia cieca che lui confida appunto in Ruffy. In questo capitolo succede lo stesso a parti invertite, cioè in questo caso Trebol offende Usoland e per rispondere a questo Leo si alza in piedi e urla tutto il suo disprezzo a Trebol e tutta la fiducia che lui nutre nei confronti di Usoland. Dopo parole come queste, Usopp non può appunto continuare a scappare, ma decide finalmente di farsi sotto, nonostante di farsi sotto e combattere, nonostante abbia le lacrime, nonostante stia tremando, nonostante sia un fifone come al solito, tira fuori il coraggio e appare. Ecco, parliamo un pochino della sua apparizione. Perché mi è piaciuta così tanto? Ecco, io forse qui non sarete d'accordo tutti con me, ma non ho mai gradito molto il personaggio di Sogeking. Ho sempre preferito Usopp. Quindi Usopp contro Sogeking vince, secondo me, come gradimento, almeno parlo personalmente, 100 volte. Ho apprezzato tantissimo che in questo capitolo Usopp abbia detto: guardate, io non sono un eroe e non mi chiamo Usoland, quindi non si presenta né come Usoland né come Sogeking, ma semplicemente per quello che è Usopp, il cecchino della ciurma di cappello di paglia. Ah, ragazzi, amen, finalmente, quanto ho aspettato questo momento. Finalmente Usopp getta la maschera, pronuncia il suo nome e si fa sotto appunto per quello che è. Tra l'altro vorrei farvi notare come tutti i giocattoli si stiano accorgendo di questo e si siano accorti e abbiano anche sentito il suo nome. Quindi il nome di Usopp sta cominciando a diventare popolare. Chissà, e quindi faccio un'ipotesi, chissà che alla fine di questa saga la taglia di Sogeking di 30 milioni non venga cancellata e magari non venga o magari non venga coperta, surclassata dalla taglia di Usopp, il cecchino appunto. Quindi non più Sogeking, ma Usopp con una taglia magari maggiore. Questo lo vedremo. Fatemi sapere tra l'altro voi come la pensate in merito, se siete contenti che sia apparso come Usopp o se magari voi preferivate Sogeking, fatemelo sapere appunto qui sotto nei commenti. Anche magari relativamente a qualche ipotesi su come questo scontro andrà avanti. Ecco, io personalmente ritengo ancora che Usopp da solo non possa farcela contro Trebol e Sugar e quindi sia necessario l'intervento di qualcun altro, magari Kanjuro o chissà, qualcun altro ancora, per poter sconfiggere Sugar e Trebol e far tornare tutti i giocattoli umani. Tra l'altro, questo scatenerebbe veramente l'inferno. Quindi, piccola parentesi, ecco, archiviata questa piccola parentesi sulla prima parte, parliamo della seconda. La seconda parte
quella conclusiva, quindi la conclusiva del volume che nessuno si aspettava. Ecco il flashback di Kairos. Parlando un pochettino del personaggio di Kairos, dal punto di vista estetico, i richiami sono secondo me a quattro personaggi, di cui tre di One Piece e uno di un altro manga. Andando con ordine, ecco, il quindicenne Kairos, che brandisce il bastone chiodato, ci viene presentato come un ragazzo dei bassi fondi che è un assassino perché ha ucciso delle persone. Questo lo ha fatto, lo scopriremo, per difendere comunque l'onore di un suo amico che era stato ucciso da quelle persone. Quindi, allora. Numero 1, gli occhi bordati di nero mi ricordano il personaggio di Dragon. Per quanto riguarda la figura dell'adolescente, quindicenne assassino, mi viene in mente Lucci, tredicenne assassino, che abbiamo visto nel flashback a Enies Lobby. Per quanto riguarda il bastone con i chiodi, ovviamente mi viene in mente, così come il fatto che lui sia anche un ragazzo dei bassi fondi, mi viene in mente ovviamente Ace, Sabo e Rufy, quindi il loro flashback, anche quello, diciamo, in un'altra baraccopoli. Infine, questo mi è venuto in mente nella parte finale, per quanto riguarda i capelli, la stempiatura di un 19enne Kairos a forma di M mi ha ricordato una specie di tributo al personaggio di Vegeta in Dragon Ball. Fatemi sapere se anche voi avete notato questi piccoli dettagli per quanto riguarda l'estetica del personaggio. Per il resto, parlando un pochino del flashback, un altro personaggio che mi ha colpito molto per l'ennesima volta in questo flashback è quello di King Riku. Probabilmente, ecco, il miglior re che abbiamo mai visto insieme a Cobra Nefertari di Arabasta. Anzi, io forse lo preferisco anche a Cobra per il modo in cui si è posto anche in questo capitolo. Quindi l'umiltà di questo re che si prostra comunque ai piedi di un ragazzino assassino e gli dice: "Vieni a combattere per me nel Colosseo". Ecco, l'umanità di King Riku, ovviamente sempre più distante e contrapposta alla malvagità di Doflamingo. Ecco, tra l'altro, scopriamo quanto tempo Kairos ci ha messo per fare 1000 vittorie. Quindi le prime 1000 vittorie sono state ottenute nel corso di 4 anni, durante i quali, lui ha sconfitto, anche uomini pesce sott'acqua o, giganti, quindi a riprova della grandissima forza di questo personaggio. Per il resto, ci viene mostrato come lui abbia comunque un conflitto interiore dovuto dal fatto di aver ucciso delle persone e del timore di essere ricordato semplicemente come un assassino. Ecco, secondo me questa cosa, è proprio azzeccata per quanto riguarda il manga di One Piece. Ecco perché. One Piece sappiamo che è un manga, questo non è una critica che faccio, ma una constatazione, sotto certi aspetti sicuramente buonistico. Ecco, in One Piece non muore quasi mai nessuno, all'eccezione dei flashback, e quando muore qualcuno, questo è perché, diciamo, viene ucciso magari da dei cattivi. Ecco, Kairos ci viene presentato all'inizio non proprio come un cattivo, ma come un personaggio un po' borderline, mentre adesso sappiamo, appunto che lui sta dalla parte dei buoni. Quindi, il fatto di essere un assassino è sicuramente una cosa abbastanza particolare perché in One Piece solamente i cattivi uccidono. Lo stesso Luffy ha sconfitto decine di pirati senza mai ucciderne nessuno. Quindi, anche sotto questo punto di vista è un personaggio secondo me molto interessante. Tra l'altro, ecco, volendo fare brevemente i calcoli, alla fine del capitolo sono passati 4 anni dall'inizio del flashback, quindi Kairos ha 19 anni, l'età di Rufy, adesso. Sappiamo che Kairos è scomparso dalle scene, per gli ultimi 20 anni, quindi come minimo, Kairos dovrebbe avere 39 anni adesso, Mister Soldato. Anche se io penso ne abbia qualcuno in più, anche visto come ha invecchiato Riku nel frattempo. Quindi probabilmente, è passato qualche altro anno, dopodiché io credo che, King Riku abbia liberato appunto diciamo, dal fatto di essere gladiatore Kairos, magari abbia fatto cambiare identità, poi a seguito è nata anche appunto Rebecca, eccetera. Quindi adesso vedremo nei prossimi capitoli, se continuerà il flashback, vedremo come è avvenuto anche lo scorrimento temporale. Quindi come minimo 39 anni, ma io penso ne abbia qualcheduno in più. Fatemi sapere voi come la pensate, come pensate che magari andrà avanti un eventuale flashback. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se il capitolo vi è piaciuto, come è piaciuto molto a me, o se magari qualcosa come il comportamento di Usopp vi ha deluso. So che ci sono opinioni discordanti in merito. Se volete, iscrivetevi al canale. E niente, ci vediamo con i prossimi video. Per quanto riguarda il capitolo, ci vedremo fra 2 settimane, ma ci vedremo prima con altri video. Tra l'altro, questo venerdì organizzerò una live, la prima live del mio canale. Se volete, fate un salto.
Un saluto a tutti ragazzi e buon mercoledì ancora da The Name Before Tokyo. Ciao a tutti!